ben ritrovati a questa nuova puntata di Speciale One TV. Questo pomeriggio siamo all'interno del parco del Quadrifoglio a Garbagnate Milanese e stiamo partecipandovi un pomeriggio da cani, la seconda edizione di questa manifestazione organizzata dai nostri amici Isola dei White and Friends, che è diventata finalmente associazione. Intanto ci godiamo un attimino i protagonisti del pomeriggio, i nostri bellissimi amici a quattro zampe. Allora, buongiorno, come si chiama? Io Giuseppe, lui Cody. Ah, ecco, allora Cody, Giuseppe. No. Però scusa, la signora moglie, no. Sì, Nadia. Nadia, ciao Nadia. Ciao. Allora, è la seconda edizione che partecipa a questo concorso. È la prima? Lui è la prima. Avevo fatto solo una cosa l'anno scorso online, è stata con le foto e basta. Ah, ecco, era quella? Sì, mi riferivo a quella perché okay. Logicamente lo scorso anno, sì, non potendo causa fare COVID, causa pandemia e così via, è stata una manifestazione online. Quest'anno finalmente sì, i nostri organizzatori hanno pagato qualcuno lassù perché c'è una giornata stupenda e finalmente siamo qui con i nostri amici. Allora, quanti anni? Due anni appena fatti. Due anni appena compiuti. Calmo, tranquillo. No, è bravissimo. Guarda, nonostante dicono l'ho preso da un canile, ma ci siamo trovati benissimo, è un amore. Sfilerà, parteciperà? Sì, partecipa. Ah, sì. Allora in bocca al lupo. Va bene, tranquillo. Cosa vuol dire avere un amico a quattro zampe in casa? Avere un altro figlio, è vero? Sì. È stata una cosa bellissima, non pensavo, perché noi venivamo da un'esperienza di gatto, purtroppo ci ha lasciato dopo 20 anni e lui è stata veramente una sorpresa e una gioia. Giù in casa, marito, che già male, già, già, e già, 5, esatto, 30 esatto, volte, esatto. Due ragazze, no, ragazze e Cody, dunque in totale tre. Sì. Sì. Grazie, buon divertimento e buona giornata. Ciao. Ciao. In compagnia di Grace, e non solo di Grace ma anche di Tiziana, che rappresentano tutte e due. Cosa rappresentate? Allora, rappresentiamo la Reading Education Assisted Dogs, che praticamente è una disciplina, è una cosa che nasce negli Stati Uniti più di 20 anni fa per avvicinare i bambini alla lettura, perché il bambino legge ad alta voce al cane, il cane non è giudicante, il cane non corregge, non deride, quindi il bambino è molto più rilassato e leggere diventa divertente, è una cosa che normalmente i bambini trovano noioso e invece con la compagnia di un cane lo trovano divertente. Ecco, nella nostra zona in Italia sta prendendo piede questa
terapia, se possiamo dire. Sì, terapia o educazione, dunque questo può essere entrambe le cose, semplicemente un'attività piacevole per i bambini. Dunque ci sono iscritti che vogliono fare questo? Sì, noi formiamo dei team perché devono essere già formati negli interventi assistiti, quella che normalmente si chiama pet therapy, e poi fanno la formazione specifica nella lettura assistita, in questa programma video. E niente, dopodiché si possono presentare progetti presso scuole, presso biblioteche, oppure sono le scuole stesse che ci contattano come sede centrale per chiederci dei progetti, quindi noi segnaliamo i team nella zona. Ecco, se qualcuno vuole partecipare, vuole informazioni, diamo dei riferimenti. Sì, abbiamo un sito che è www.riditalia.wibli.com. Benissimo, allora grazie e buona continuazione. Grazie. La faccio io a noi stessi. Quanto ci siete mancati? Tantissimo, veramente tantissimo. Scusate, allora, in questi due anni di pandemia abbiamo provato a convertire i nostri eventi in virtuale. Siamo stati contenti dei risultati e della partecipazione perché è stata davvero numerosissima, ma ahimè non è la stessa cosa. E potervi vedere, vedervi sorridere, vedervi divertire, poter coccolare i vostri amici a quattro zampe è tutta un'altra cosa e ci riempie davvero tanto il cuore. E dobbiamo farvi un annuncio perché finalmente, lo dice Carmen. Ciao a tutti, allora è con grandissimo, grandissimo piacere e una forte emozione che non riusciamo a trattenere io e Marianna, che dal giorno 4 ottobre siamo finalmente diventati associazione a tutti gli effetti. Applauso! Quindi dopo un anno, anche di più, in cui pensavamo a come costruire quello che potevamo fare e che abbiamo fatto un po' nelle retrovie in questi tre anni in cui io e Marianna collaboriamo, finalmente è stato sancito anche dal punto di vista legale. Quindi questo per noi, come vi ho detto, è un grande motivo d'orgoglio, ma è un impegno che ci prendiamo ancora di più in favore di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè cercare di dare una mano ai nostri amici pelosi. Come vedete ce ne sono tantissimi e vedere tanti tipi di cani con tante storie in questa situazione è ancora più forte. Sicuramente ci siamo visti online e vi chiediamo, se volete guardare anche gli eventi che ci sono stati, li trovate su Facebook documentati. Sulla scia di quelli oggi ne creiamo un altro tutto nostro con voi per poter continuare il nostro impegno, altro non possiamo dire. Promettiamo di farlo al meglio, questo sicuro. Per ringraziare il mitico Pino del Pinhouse che ogni anno ci ospita e comunque grazie, non lo vedo, credo che stia servendo qualcuno. Vi ricordiamo che comunque potete entrare, potete acquistare delle bevande, del cibo da lui. Allora, devo anche dire una cosa, che verrà, come vedete ci sono delle telecamere, la manifestazione verrà ripresa e andrà in onda giovedì alle 21 sul canale 112 del Digitale Terrestre su One TV, grazie alla redazione locale di Garbagnato Milanese e a Primiano. Grazie, Primiano. Grazie. Che ogni anno è qui con noi e ci fa sempre il reportage delle nostre feste. Bene, come stai? Tu è già la seconda volta che partecipi, che vero? Luco? Tutti gli junior dovrebbero essere la seconda volta? Luco? Ok, allora Leo, la palla. Va bene, ti lasciamo stare e partecipare. Allora, scusa. Partiamo col primo partecipante. Non sono molto simpatico ai cani, avete visto? Allora,
è un esemplare di? Amsap. Nome? Cori. Cori. Com'è Cori? Molto giocherellone, ha 10 mesi, è la prima volta che è qui, per cui è un po' spaventato. Proviamo questa avventura per lui insieme agli altri cani. Ecco, solitamente allora, si vede questa razza e si pensa ai cani, però c'è anche da dire che tutti dipendono dal sentimento, dal voler bene, a smettere al cane, amore, tranquillità, è vero? È vero, lui è soprattutto ama i bambini, io ho due tende che li sono di nel prato ed andranno a finire molto più calone con altre persone. Adesso visto che dico sta iniziando a capire qual è il cane, avranno la possibilità di vedere il cagnolino, la cagnolina, esatto, potrete dire attenti, educarli molto bene, cresce in un certo modo e da lì poi dopo passeranno a uscire dal percorso. È affezionato troppo, poi dorme come il lettone, i cagnolini io sono invitati con il lupo e buon divertimento dove mi trovo io in questo punto. Siamo in compagnia di Anna con due bellissimi esemplari che hanno qualche problemino. Allora, Penelope, innanzitutto che razza è? Lei è un Tibetan Spaniel e purtroppo un anno fa si è svegliata che non camminava più. L'abbiamo portata da vari veterinari, i quali ci hanno detto di sopprimerla, ma io no. E allora adesso andiamo da un chiropratico e facciamo fisioterapia. Il chiropratico dice che ha due vertebre che gli schiacciano il midollo e con le manipolazioni speriamo che torni a camminare. Mentre Katie invece è sorda ed è un'American Staffordshire. Eccolo. E lei è il cane più buono del mondo. E ha 10 anni. Ha 10 anni, insomma. Nonostante i problemi purtroppo fisici, sì, però sono dolcissimi. Sì, sono il meglio del mondo praticamente. Animali e bambini, la cosa migliore che ci sono nel mondo. In bocca al lupo per tutti. Viva il lupo! La gang del Villoresi, ma chi ha dato l'idea? A me e a lei. A tutte e due? A tutte e due. Loro sono i fondatori. Ah, sono i fondatori. Allora, King e James. Come? King e James. Allora, King e James. Lui è King e lui è James. James, scusa, ciao. Come stai? Tutto bene? Poi abbiamo l'amico, sì, dai. L'amica. Zaffi è l'ultima entrata del gruppo della gang, 9 anni. Ecco, voi è già la seconda volta, cioè non è la prima volta che partecipate a questa manifestazione, vero? No, è già la seconda, giusto? Sì, giusto. Ecco, e cosa pensate di questa manifestazione? Qualcuno che dedica del tempo ai cani, cosa ne pensate? È una delle cose più belle che si potessero fare, sarebbero da fare più spesso. Ecco, qualcuno diceva che bisogna riprendere a vivere con i nostri amici a quattro zampe, è vero? Assolutamente sì. Perché ci hanno, nei momenti bui, ci hanno fatto compagnia, tantissimo loro, ed è giusto che noi riprendiamo a vivere, a stare insieme, a socializzare in loro compagnia, vero? Assolutamente, io senza di lui non ci sto. Idem, penso tutti. Com'è stata la pandemia con loro? E con loro meno male che c'erano loro. Però è stato difficile. Sì, difficile, molto difficile. E hanno risentito anche loro tanto, sì. Forse più loro che noi. Dunque, viva la gang del Villoresi, sì. E in bocca al lupo per la sfilata. Grazie. Brunella, a microfono spento mi hai chiesto una cortesia. E allora ti do audio e video. Siamo nel comune di Garbagnate Milanese e non sei l'unica che lo dice.
non è l'unica, non sei l'unica, manca qualche area cane in più, vero? Vabbè, l'area cane anche a pagamento, con tutti i servizi tenuta bene, che vengono fatti giustamente dei multi a chi non paga le direzioni, e basta. Però, siano tenute bene, Manca un'area cane a guadagnate mille. Grande! Ci sono le area cane, però non hanno la manutenzione, che sono piene di buche, che si allagano, fontanelle rotte. Vabbè, facciamo un appello all'amministrazione comunale che ci aiuti a condividere in una maniera più bella, più giusta, e più salutare anche per loro e per noi, con i nostri amici a quattro zampe, giusto? Sì, giusto. Vorremmo riuscire ad avere una città, diciamo, a forma di quattro zampe. Forse andrebbe anche meglio? Direi di sì, meglio di quella a due sicuramente. Dunque, viva il mondo a quattro zampe. Viva, viva. Basso quello a due. 9, 8. Nel gang, non del Bosco, ma del Villoresi, c'è anche Aida. Aida, con la padrona del nome? Maria Stella. Maria Stella. Esatto. Mi ero dimenticato di Laila. Abbiamo morito Aida. Ecco. Che qua tranquilla ad aspettarti. Dunque. Manco preso in considerazione. Oh, e allora adesso audio e video a lei. Esatto. Ce lo dedichiamo completamente. Adesso è tutto tuo. Ecco. Non ti piace. Capisco, sono stato punito. Va bene, va bene. Padroni simpaticissimi, siamo in compagnia di Paola del gruppo Ivi Forpet di Seveso. Di Seveso. Ecco, la vostra associazione si dedica ai nostri amici a quattro zampe, in particolare per che cosa? Addestramento base, quindi o asilo di uno, recupero comportamentale, un po' di tutto. Diciamo che c'è più un addestramento base con l'addestramento classico, quindi collare. Sorride veramente? Tanti iscritti, immagino. Sì, sì, esatto. Ma qualcuno dice che è il mestiere più bello, quello dell'educatore cinofilo, è vero? Vero, vediamo la votazione. Difficile, però è quello che ti dà più 9, 10, 10. Sì, perché quando vedi che un cane ha paura e ci lavori e arriva un equilibrio di riuscire a stare nelle situazioni di paura. Adesso è il momento di grande soddisfazione. Sherry e Vincenzo sono quelli che ti danno più soddisfazione. Sì. Tantissimo, grazie. Sherry? Adesso vai, mamma. Oh, no.